Buonasera a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel mio canale Gameplays 1973. Io mi chiamo Salvo. Stiamo facendo la missione questa istituzionalizzato. Non riuscivo a capire dove cavolo era sto dove si usassero l'onastro per la scansione. Ho scoperto che si usa nella camera di nostro figlio 60enne. Vi faccio vedere prima di usarlo. Praticamente mi sono girato tutto l'istituto, poi ho detto a me stesso vado a vedere qua, vado a vedere, e salendo le scale ho visto che c'era un terminale, vi mostro, vado qui nel terminale e magicamente mi compare, appena mi manco quadrato, mi compare scansione di rete. Allora, ciao. Eccola qua, scanner di rete. Ok. Avvia scansione di rete. Messaggio da Tom. Completata. Ci siamo presi un altro bel trofeo, ragazzi. Da allora, scansione completata. Ok, istituzionalizzato, l'abbiamo completato. Vaffanculo, non riesco a dire sta frase. Ok, scansione completata. Messaggio da Tom, leggi risposta. Vediamo, questa è quella vecchia. Messaggio da Tom, che cosa dice? Personalmente inserisci questo affare in un qualsiasi. Ah, vabbè, l'ho completato allora, niente di particolare. Scanner di rete aggiunto. Conservazione sintetici devo fare. Parla con il padre. Ora puoi viaggiare rapidamente dall'istituto e verso l'istituto. Grande! Vai! Allora, visto che posso viaggiare, praticamente io mi farei quella di Virgil. Però prima me ne ritorno a... Sentry a prendermi la mia bella armatura atomica e io andiamo a portare il siero a Virgil. Così mi faccio anche quest'altra missione, ragazzi. Che succede? Però devo riprendermi Paladino Dancing a caso, mi riacchiappo, o vediamo come butta la storia. Perché qua, da quello che ho capito, fino adesso ci sono quattro frazioni, ci sono, è come Fallout, ne dobbiamo scegliere una. Vediamo, poi deciderò al momento dove andare. Allora, macchiappo, l'armatura, questa è quella della confraternita. Tu hai legami con questo luogo, lo capisco dalla tua energia. Sì, poi parliamo. Questo sì che è un armamento. Ok, Paladino Dance, sei con me, sei perfetto. Andiamo, Paladino. Andiamo dal nostro amico Virgil, che è qua. Perfetto. E gli andiamo a consegnare il siero. Così, missione compiuta. Ed eliminiamo anche questa. Entriamo. E qua le relazioni ci tostano. Di vedere che il teletrasporto non ti ha vaporizzato. Te lo aspettavi? È quello che ti aspettavi? No, certo che no.
Era molto più probabile che esplodesse, ma non è esploso. Ce l'hai fatta. Hai trovato il siero. Quale siero? Non lo so. Non lo spreco altro tempo. Vabbè, dai, il siero. Dai. Eccolo qui. È lui. D'accordo. Vediamo, vediamo. Il retrovirus è maturato bene. Il gradiente di densità è alto. La ricombinazione delle sequenze anti-introniche sembra stabile. La copia dei filamenti di Exxon si è formata. Testarlo? Come farai a testarlo? Su me stesso, naturalmente. Il piano era questo. Questo siero può solo combattere il ceppo specifico del VEF che mi sono iniettato. Non so dirti cosa potrebbe fare a qualcun altro. Cavolo, che fai? D'accordo. Procedo. Proteggere e servire. E ora aspettiamo. Quanto ci vorrà? Non lo so. Non è mai stato tentato nulla di simile. Riposerò un po'. Torna tra qualche giorno. Forse tra una settimana e... Beh, immagino che vedremo. Comunque, hai rispettato la tua parte dell'accordo. Grazie. Proteggere e servire. Eccolo. Ehi, è Whisper! Whisper è qui! Desdemona. Oh, grazie al cielo. Vedi, Des? Ti dicevo che la matrice di stabilizzazione molecolare avrebbe retto. Strano. Ieri non sembravi tanto convinto. Non sai quanto sono felice di vederti. Ha funzionato? Hai avuto accesso all'istituto? Pensavi di non vedermi più? Pensavi di non rivedermi più? Ho visto che ti disintegravi davanti ai miei occhi. Poi l'intero macchinario è esploso. Per Tom avevi fatto in tempo a smaterializzarti, ma in base ai suoi esperimenti passati non ci avrei messo la mano sul fuoco. Non sono mai stata più felice di dire a Tom che mi sbagliavo. Ha funzionato? Il container ha funzionato. L'intercettatore di segnale ha funzionato. Andata e ritorno dall'istituto. Non l'avrei mai detto. E l'olonastro di Tom? Hai incontrato Patriot? Qual è il piano? Ci sto lavorando, non ancora. Ho incontrato Patriot. Ho incontrato Patriot. Si chiama Liam Binet. Sapevo che ce l'avresti fatta. Tutto ciò che hai recuperato là dentro tornerà estremamente utile. Compila un rapporto completo sul terminale di Pam. Dopo averlo analizzato, decideremo cosa fare. Vai.
Sta succedendo molto più di quello che sai, fidati. Allora, inserisci il rapporto nel terminale. Immagino che ci sia sempre qualcuno lassù che ti sorveglia. Allora, il terminale deve essere qua. Il terminale di PAM, ha detto. Il terminale di PAM. Mi fa piacere che tu abbia accettato di unirti a noi. Il terminale di PAM. Questo significa che potrei prendere una volta. Carica lo nastro. Ecco fatto. Parla con Pam. Ok. Bloccati. Creare modello statistico per l'operazione attiva. Accumulare roba inutile, finirai per lavorare rallentarci. Lavorare con informazioni compartimentalizzate. Pam, analisi preliminare completata. Nuovi agenti. C'è qualcosa di interessante? Affermativo. Nome in codice Patriot richiede credenziali di amministratore per il software di sicurezza Code Defender. Incrocio registro amministratori sicurezza CIT con censimento Commonwealth 2077 in corso. Filtro le strutture superstiti. Un risultato trovato. Bergman Wilfred. Bergman Wilfred, registrato come comproprietario della Cambridge Polymer Labs. 81% di probabilità che le credenziali siano in tale struttura. Meglio che sia quello che mi serve, grazie. Allora. Che cosa c'è alla Cambridge Polymer? La Cambridge Polymer Labs, LLC, aveva diversi contratti militari attivi. Specializzazione, robotica. La regione è attualmente classificata estremamente pericolosa. Torna qui dopo aver recuperato la password. Con un po' di fortuna avremo già un piano d'azione. Ok, ottieni la password per Code Defender. Ok. Sono molto occupato. A meno che non ti... Ma vaffanculo, va. È molto occupato. Io sto giocando. Vieni, sto a fare un mazzo così. Andiamo con la violenza. Ma la cosa bella è che ci possiamo teletrasportare ovunque ora. Questa è la cosa fighissima. Quindi la cosa sta andando bene. Anche se ancora sulle decisioni stiamo andando a tantoni, stiamo andando. Devo capire meglio la storia di Fallout per poi elaborare una strategia migliore. Mi tocca rigiocarci per un'altra volta e un'altra volta ancora fino a che non riesco ad afferrare bene bene la storia e le varie varianti di possibilità che posso utilizzare in tal caso, se c'è qualche scappatoia o bisogna fare per forza delle scelte, quindi vediamo. Se sono quattro fazioni diverse, parlo con quattro fazioni diverse significa fare quattro scelte diverse ogni volta. In tal caso, se lo finisco farò una scelta, poi un'altra volta un'altra scelta e via, vediamo che cosa cambia, come in Fallout, in base alla fazione che sceglievi ti cambiavano alcune cose. Quindi suppongo che Bethesda abbia utilizzato lo stesso metodo. Sono curioso di vedere quanti finali ci sono. Questa è una mia ipotesi, cioè sto valutando, facendo una ipotesi così sommaria, facendo un paragone con Fallout 3 New Vegas, che bene o male, come
rapporto, cioè come similitudine ci può stare. Vediamo un po' la mappa. Allora, quella è una missione della confraternita, questa di qua. No, ottieni la password qua. Ci posso andare, l'avevo già scoperto. Oh, guardate ragazzi, lo sapevo che c'era questo di qua, ci doveva essere. E secondo me questo può diventare anche il nostro mob sicuro. Come Deathlot sono convinto che può diventare anche un nostro mob. Ancora c'è tanta ciccia da scoprire. E più vi do una bella notizia, che praticamente qua è posto, che la settimana prossima esce la patch per il computer di Fallout. Sì, qua è per forza. Sì, per forza qua. Per il discorso che esce la patch per i possessori di Fallout 4 per PC. Subito dopo uscirà quella per console. Così finalmente ci sarà una bella correzione di un bel po' di bug, ho letto, e mi potrò concentrare poi nelle missioni secondarie. Io, una volta che mi finisco la storia principale e le missioni secondarie, stoppo la mia videoguida e poi l'esplorazione di questo gioco lo faremo in diretta live, ragazzi. Lo faremo. A me mi interessa aver completato la mia videoguida, che mi possa aiutare. Spero, sinceramente, vi possa aiutare. Allora, terminale, bisogna trovare qualche terminale. Qua non c'è niente. Qui c'è l'ufficio. Dove c'è la stronza che dopo che ci ha intrappolato. L'attuale stato del Commonwealth, la polizia di questo posto è piuttosto insolita. Il video e leggete.
per i fatti miei. Applicato rivestimento termico. Scansione leggente caricati. Leggente sinistro nessuno. L'equipaggiamento è qui per un motivo. Scopriamo qui. Andati. Lascerei lì. Uccidiamoli tutti! Però sto facendo, secondo me, missioni secondarie, non è quello della trama. Secondo me quello della trama è quello da prima, secondo me. Cioè, esattamente. Questo di qua, conservazione sintetici, secondo me. Lo scoprirò. Va bene, ritorniamo ai nostri amici. Oh, questo anche dovrebbe essere
Il talento, il rischio e il merito, la decisione con lo spada, una probabilità di ripristino di punti azione. Questa è una bella perca. Desa, qualcosa di urgente per te. Oh, ma tutto urgente siete. Ottimo lavoro. Mentre eri via abbiamo studiato il tuo rapporto, davvero straordinario. Ha risposto a moltissime delle nostre domande. Abbiamo concluso che l'istituto è ancora più potente di quanto avessimo immaginato o temuto. Se tentassimo un'evasione di massa, i 13 sintetici di Patriot sarebbero anche gli ultimi che riusciremmo a salvare. Ecco perché ne approfitteremo per liberare tutti i sintetici, dal primo all'ultimo. Ma è possibile? Ma è possibile farlo? Il piano di Patriot dovrà funzionare su scala più vasta. In caso contrario, beh, decideremo sul momento. L'istituto non rinuncerà facilmente ai propri schiavi. Il problema di fondo è il nostro numero. Anche se richiamassimo tutti gli agenti, cosa che faremo, non riusciremmo a resistere molto contro l'istituto. Parla con Z114. Se i sintetici dell'istituto vogliono la libertà, devono lottare e rischiare la vita per meritarsela. Basterà, ho capito, non mi fido di Z1. Vedono sempre affidabile. Basterà? Non basterebbe l'aiuto dei sintetici per combattere l'istituto? I sintetici sono molto più numerosi degli scienziati. Se si ribellassero, scoppierebbe un caos senza precedenti. Sfrutteremo la confusione per evacuare tutti quelli che riusciamo. Funzionerà, perché deve funzionare. Anche se dobbiamo molto a Patriot, la sua lealtà è un'incognita. Se scoprisse che siamo pronti a uccidere per liberare i sintetici, forse si tirerebbe indietro. Cerca di sfruttarlo al massimo. Poi sarà possibile liquidarlo. Buona fortuna. Siamo tutti pronti. Ah, con liquidarlo, te. Cioè ammazzarlo, hai capito? Dai la pasfora, Liam Pian. Hai capito che è figlio di un cane? Dai la pasfora, Liam Pian. Incontra 014. Proprio noi. Quando condurremo i sintetici? Dopo, però io voglio fare conservazione. Parla col padre. Fuori dal Commonwealth, gli abitanti della zona contaminata potrebbero rappresentare un problema anche più grande di quello. Quindi è la mia curiosità. È una mia curiosità, ragazzi. Quindi esco da qua e salvo. E mi levo questa curiosità mia personale privatamente. Perché salvando, da caso richiamo il dato, richiamo e vediamo cosa succede, se ho ragione io, se quella è una storia principale o no. Quindi momentaneamente prendiamo un po' di tempo, visto che sto registrando all'uscita, fermo, ci salutiamo e vi saprò dire la prossima volta che ci vedremo, cioè qua un po' di minuti. Calma, prendiamo un po' di tempo, perfetto, qua ci salutiamo, conosciamo, ok ragazzi, appena siamo fuori, come al solito, un bel pollice in su se volete, se vi piace la mia videoguida e volete commentare, io poi sarò felice di rispondervi. Quindi vi do appuntamento alla prossima videoguida, sempre sul canale Gameplays, per Fallout 4, ragazzi. Ora ci salutiamo appena si decide a caricare. Così mi levo questo, diciamo, dubbio, se quella di là è la missione principale o no. O sono diventate tutte missioni secondarie, ma è impossibile. Secondo me quella è una missione principale della storia. Va bene ragazzi, ci salutiamo, alla prossima, ciao a tutti!